Dopo la Super Champions Cup, il Napoli YouTube comincerà un nuovo torneo, questa volta a 8, e si chiamerà Super League Cup. Il primo episodio uscirà alle 19:26 esatte, orario non a caso, del primo aprile. Ma attenzione, se volete Antonio Sbancatore allenatore per una partita, arriviamo a 30.000 like e farò il menta coach del Napoli YouTube. Matto! Bella ragazzi, carichi come non mai da Fus Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video epico, perché oggi ragazzi ci sarà di nuovo l'incontro Fus Gamer Antonio Sbancatore, e gli faremo passare la miglior giornata della sua vita. In questo momento stiamo andando a prendere Antonio Sbancatore, sono le 9:05, quindi molto probabilmente lo andremo a svegliare. Voi vi chiederete perché sto facendo questa cosa. Voi ovviamente sapete che in primis Sbancatore ama Fius, e poi voglio veramente ogni giorno Sbancatore mi dice: Andrei, Fius, quando ci vediamo? Quando ci vediamo? Quando ci vediamo? Vogliamo fare video? Vogliamo fare video? Voglio le ragazze? Voglio quello? Voglio i soldi? Quindi ho deciso di accontentarlo, anche perché ragazzi, quando ogni tanto magari gli faccio una videochiamata ad Antonio, mi dice: guarda Andrei, io sto sempre solo a casa, non ho amici, e quindi voglio fargli passare questa bella giornata assieme a noi. E tutto questo, presi i cornetti per Sbancatore, e in tutto questo ancora mi sono organizzato anche con la mamma di Sbancatore, e mo vedremo che praticamente siamo arrivati. E voglio dirgli un attimo che non mi ricordo bene il palazzo. Oui. Marianna. Oui. Ma sta dormendo? Sì. Ah ok, meno male. E dopo essermi accertato che stesse dormendo, mi avvio verso il portone del suo palazzo. Oh, guarda qua. Infatti me la ricordo questa. Vabbè, dal video me lo ricordo. Missione forse quasi compiuta. Andiamo. Eccoci. Ciao. Buongiorno. Ci siamo. Andiamo. Come? Non ho capito. Troppo. No, ti devi alzare. Anto. Anto. Anto, chi è? Carabinieri. Ti ho portato la colazione, Anto. Ma di giusto? Sì. Anto! Mamma mia, sei diventato più pesante. Mamma mia, bagnato adesso sti mesi. Ti ho portato la colazione. Ando! Ma guarda che ci sta. Ciao, come stai? Ando, calma, dovete avere qualcosa. Ando, calma, non ti scivate, aspi. Ciao. Forse è un sogno. Stai ancora sognando, secondo me? Vediamo se è vero. Tirati i capelli da solo, vediamo se è vero. Tirati un pizzico. No, forte. Tutto a posto. Tutto a posto, a te? No, deve tremere le pelle. Questo? Sì, comunque, questo è tutto a posto. Tutto a posto. Allora usciamo un po'. Sì, e ti siamo andati a prendere, ma da preparare, ma scende. Ti è piaciuta la sorpresa? Certo. Te l'aspettavi? No. Ma andiamo a fare una colazione. Ma che c'è? Ti aveva scritto più, Eh sì, abbiamo tutto organizzato in tua insaputa. Quindi quando stavamo in chiamata che tu stavi dando, no? Sì. Io quando ho passato Super Allan, io stavo parlando con tua mamma. Ah, vedi? Eh sì. Tu ti volevi dire a cavare, a telefonare. Vabbè, era una scusa, Anto. Esatto. Mi senti? Comunque, hai fatto tipo la vita di crescenza, capito o no? Eh? Ah sì, che ho fatto la sorpresa, diciamo. Ok, mi senti? Che ti volevo dire? Ma Anto, non sono diventato surdo, mi preoccupo. Anto, senti. Ma dopo ti facciamo fare tante belle cose, ma tu ti prepari con calma, tu vai a fare una bella lavata e scella, andò perché è questa la mattina. Secondo me indovinati ora mi alzavo dal letto. Ma hai pensato alla 3, l'1 e 2? Come fai a sapere? Ando, ma questa è la nuova volta che ci incontriamo, io e te. Eh? Io e te, questa è la nuova volta che ci vediamo da vicino. A me mi interessa lui. Vabbè, ho capito.
Ragazzi, il primo coccodrillo in diretta con la sorellina. Chiariamo, è la sorellina, vai. Non è la bambina, non è la bambina. No, è bambina, però è la sorellina. Di coccodrillo. Go, 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 go. Coccodrillo. Go, 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 go. Di coccodrillo. Go, go, go. Lo devo meglio? Dopo aver visto il backstage, Antonio mi ha aiutato in depurare a me. Di coccodrillo. Codigo dico. Coccodrillo. Codigo dico. Emma! Ma come tremmo? Stanno aspettando altre persone, te lo dico. Ah, oh. Sistema del pandiamo. Oggi è una giornata piena. Stanno aspettando altre persone. Sì, non ti dico chi. Saluta a mamma. Un bacetto a mamma. Salutiamo la famiglia. Scendiamo le scale e Sbancatore vede per la prima volta il mio gioiellino. Anto, che te ne pare della macchina nuova di Andrea? È una macchina. Dico, ti piace o non ti piace? È blu, quindi. Azzurra, azzurra. È blu, quindi mi piace. E qui parte il momento karaoke. Non paragonarmi a una bitch così. Vai Anto. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Nulla è stato pensato, ma diciamo se iniziata a chiover. Ma non poteva mancare la sbanca dance. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Non è cantato, Andrò? Ho fatto la coreografia. Oh, guarda quanto, dove ti abbiamo portato? Lo Juventus Stadium. Ma che Juventus Stadium, Andrò? Ma dove stiamo a Napoli? Juve! Ma cosa fai? Arrivati al centro sportivo, Antonio non trovo telefono. Vieni un po'. Hanno fatto il telefono. Da macchina, Antonio, come l'hai fatto aperto? Non è che ce l'hai in tasca? No, salì, vedi un po' dove l'ho messo. Ma ti? Come l'hai messo? Come l'hai messo in macchina? Ma stai facendo lo scherzo? No, ti giuro. Come fai a trovare il telefono da macchina? Ma tu non molli, ciao, Antonio. Mi sei venuto qua a tutto. Vedi l'alterno? Non sta qua, vedi? Pigli. Un lato da lei. Confusione. Prima si cinema a casa sotto. È partito mezzo, un bar. Aspetta. Mezzo. Dopo diversi problemi al motore, siamo di nuovo pronti a ripartire. Direzione campo. Napoli Creators, vi devo presentare una persona. Con il numero 10, Antonio Sbancatore. No. Antonio. 100 metri. Eccolo. 10. No, come, Anto. Ciao. Ciao, complimenti. Sto bene, Anto. Come stai? Hai capito? Ma perché questa mano? Ciao, Anto, piacere. Ciao. Ma come stai? Ma tu mi conosci a me? No. E quindi per vendicarsi... Ma Anto! Anto, rigore per la Juve. Quando è tosta la figa, hai capito? Adesso cominciamo a registrare, facciamo il primo video. Sì. Cosa ne pensi di questa maglia che ho addosso? Benina. Grazie. Ecco. Oh! Wow! Voglio per Siumbo! Sì! All'improvviso, durante le registrazioni, arriva al campo una ragazza che ci segue, che diventa subito preda dello sbancatore. È fidanzata, Andò, però, Ma non la corteggio io. Beh, sicuro? Anni, sì. Tiene mo le piate in braccio, la di bacio. Ma per gioco, scusami. Okay. Anto, chiedi se vuole un limone a pesca. Che limone a pesca? Te lo offro io. No. Che a pesca? Perché il limone lo fai con tuo figlio. Dai, grazie, amore. Ok, abbraccio, ti fa un rigore e se deve andare la ragazza deve lavorare. Bella. Vai, basta. No, basta. Andrò! No! Mettiti in barca. No, basta, Andò. Oh! Rigore per il Benfica. Quanto è bella quella figa. No! Vado, via. No! No! Guarda di nuovo. Uno contro uno, Andò. No! No, Andò! No! Basta! Basta, lascia! Lasciala! Andò, lascia la fidanzata, Andò. Adesso direi che adesso però, devi andare. Dove va Anto? No, Anto! Attimi di panico e di tensione, ma fortunatamente siamo riusciti a staccare il leone
dalla sua preda. Allora Anto, abbiamo finito tutti i video per oggi, abbiamo fatto TikTok, video YouTube. Allora, però ti vedo con questa tuta quasi da allenatore del Napoli. Allora io ti dico una cosa, questa è una sorpresa, ok? Praticamente, l'hai mai visto la Super Champions Cup? No. Ok. Ci sarà un altro torneo, stile Superlega, dove il Napoli affronterà il resto del mondo. Io ti voglio proporre una cosa, qui davanti al Napoli YouTube e davanti a tutta YouTube Italia. Per una partita, ci offriresti le tue competenze da allenatore? Certo. Per una partita? Sì. Quindi ragazzi, come avete sentito anche dall'intro, 30.000 mi piace. E Antonio Sbancatore farà l'allenatore del Napoli YouTube. Il mental coach. Esatto. Capite? Al termine delle registrazioni, l'ignoranza regna sovrana nello spogliatoio. Allora, a me ha mangiato il tuo jeans. Mettiti quel jeans, ma che donna sei! I battiti del cuore non l'avevi fatto mai. Non fermarti dai, stringimi di più. Sembra di trovare insieme a sotto al pene blu. No, Anto! Parliamo di cose serie piuttosto. Pizza, la migliore di Napoli o McDonald's? Scegli. La pizza migliore di Napoli. Allora e adesso capite? Andiamo a mangiare una buona pizza. E capite? Rigore per il Benfica, quanto è bella la figa. Sì. Dopo una decisione difficile ci avviamo verso la pizzeria. E al momento dell'ordine... Antonio Sbancatore, la tenete mais, prosciutto, panna? Mais no. Ok, allora facciamo una bella margherita con un buon sugo, bello rosso napoletano, sai come si fa? Una bella mozzarella, non fior di latte, ma la buffa vera, le patatine e una bella benedizione per l'anno prossimo, per lo scudetto. Per l'anno prossimo, vediamo. Quest'anno ormai per la Champions League, ma... L'anno prossimo il quarto scudetto, forza Napoli, e capite? Ando da bere? Quanto è zero? Una birra? No, io non andrò a bere, guarda, ti giuro, la birra da Peroni? No, è una birra artigianale in bottiglia, una piccolina, va bene, Chiara? Va bene, Chiara. La bionda? Io prendo il tappetta perché il limone lo faccio con Chiara, quindi una bella. La birra bionda, quella gialla, ok? Quella gialla è bella. Grazie. Complimenti. Anche se Chiara birra, non Chiara ragazza, perché Chiara ragazza è andata, si è comportata male, è falsa, lo posso anche dire, Chiara è falsa, quindi Chiara la birra. Quindi Chiara deve essere tanta Chiara. Sarà scura, lasciamo perdere, perché quella ne è buona proprio. Ma io volevo andare a Torino da Sara, però Sara mi ha bloccato, perché comunque fatto, poi abbiamo litigato, perché sai? Ti ha bloccato? Perché io comunque stavo troppo addosso. Quanto? Ma quindi il problema puoi essere tu nei tuoi modi? Ci hai pensato? Vabbè, però... Io ti ho detto come ti devi comportare in villa. Prima che la vagione la giungi, che la vagione povera vagione. Ma ma non mi piaceva. E se mi piaceva? No, Giusy non mi piaceva, non mi è piaciuta. No. Giuro, non è il mio tipo. E se, mi piaceva, che combinavo? No, vero, alla fine si è visto che non devi piacere proprio. Lascialo! Anto, grande pizza! Ma il sugo com'è? Ci vuole più sugo? No. Ecco, troppo sugo. Voto non 10, 100. Grazie. Ah, no. 100. È buonissimo, veramente. Proprio gustosa, veramente. Il sugo? Il sugo? È molto buono, veramente. Ci sta abbastanza, allora. È meglio una femmina. Io però, Anto, vorrei rubare una patata della tua pizza. Io prendo la patata di tua mamma. No! Hai capito? Vaiù, siamo fuori al Maradona. Lì c'è Sbancatore, come vedete, con Mister. E io ho preso un bel tè a pesca, che piace tanto a lui, la sua bevanda preferita. Anto, ti ho preso una cosa. Tè a pesca. Io prendo il tè a pesca perché il limone lo faccio con la femmina. A B C D E F G F Federica Fatima Fabrizia, con voi farò il limone, hai capito? Perfetto. Bevuto il tè alla pesca, Antonio decide di fare una pazzia. Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve! Rigore per la Juve! Vieni stamattina! Rigore per la Juve! Hai capito? Non solo TikToker, ma anche ballerino. Sono grandi balli. Col culo di Mirko. Insert coin.
No, è troppo. Allora, adesso praticamente porteremo alle giostre sbancatore. Non so se c'è mai stato. Ma ci metteremo in macchina. Prima di arrivare metteremo tipo una benda. Che voglio, secondo me è una bella cosa, no? Che lo portiamo alle giostre, facciamo qualche attività. Vediamo, dai, intanto si sta divertendo con i suoi balli. E dai, speriamo gli piaccia. Siamo praticamente arrivati. Enzo, chale boom, boom. Tanto, sei pronto? Sì. Allora, tanto facciamo... Ti devo bendà. È una cosa bella? No. No. Ah, lo bendi con la maglia della Juve. Respiri. Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Noi ci siamo arrivati. Mamma mia, sono sorto. Andò, indovina dove potremmo essere. Al negozio di Martina. Al negozio di Martina. Ci siamo arrivati a uno dei momenti che più aspettavo dall'inizio di questa giornata. Vediamo la sua reazione. Girati. E beh, le giostre, Anto. Ottimo. La tua emozione è tanto, è tanto. Andò. Voto a questa sorpresa. Si vesta dalle giostre. No, però. Hai visto? La prima. Pensavo lo stadio dentro al campo. Voto. Aspetta, mo. Per ora. Facciamo una cosa. Andiamo a fare le giostre. E poi ci dà il voto. Metti il cibino, però, fa fritto. Mi sono un po' esercitato a fare il papà. Quindi porto il Ronaldo delle bollette sulla prima giostra. La giostra del Brucco Me. Capite? Questa la facevo sempre da bambino. E capite? Sei divertito? Troppo lento. Ok. E niente, Antonio voleva aumentare il livello di difficoltà della giostra, ma per stemperare le nostre ansie ci delizia con una sua cover. E finalmente abbiamo trovato la sua giostra preferita. Ma nonostante tutto, siamo stati noi ad urlare. Lui l'avrebbe voluta provare altre 100 volte. Noi no. Ti è piaciuta? Sì, moltissimo. A te no. Tu dici che mannaggia culon. E io ballavo, io ridevo perché... Ma che fa? Non fa niente, cioè. Io avevo paura. Però tu metti la mano in Dante. Per non farti cadere. Qui la prima difficoltà. Io e Shale proviamo ad aiutarlo. Invece Super Allan. Gira lo sterzo. Dall'altro lato. Tra uno scontro e l'altro non poteva mancare. Anto, allora siamo quasi alla conclusione di questa giornata. Ora ci aspetta il viaggio per riportarti a casa. Dacci un commento su questa giornata. Giornata da 10, da 100. Ce ne saranno altre, anche altre in Ville Litz. Mi farebbe piacere trascorrere altre giornate così, perché ci vogliono giornate molto così, speriamo. E niente, un bacio e capite. Anto, io spero veramente che tu ti sia divertito con noi, certo. Però vabbè, ovvio. Comunque abbiamo un viaggio da affrontare, ne riparliamo meglio dopo. Ciao Anto! Ciao Mirko F. Stai rovinando squadra! Porca miseria! Stai rovinando una squadra perfetta! Una squadra perfetta! La stai rovinando! Porca miseria! Il saluto a Mister Mirko, accompagnato da un dolce sottofondo musicale. Buon viaggio, che sia andata o un ritorno, che sia una vita che è un giorno. Andò, apri. Non vuole andarsi. Apri la porta, no? Cosa? Tu senti? Dici? A Napoli di nuovo. Andò. E non rimagino. Sotto tutto quanto.
Mi sa una cosa che il buono di cuore la ci sono, non Che peccato ci sono. Appena rientrati, il primo pensiero di Antonio è stato quello di riabbracciare la sua famiglia. Un gesto che conferma il grande attaccamento alle persone che più di ogni altro gli sono sempre state vicine. E finisce qui. Una delle giornate più intense, belle, divertenti e significative per me, il nostro gruppo e soprattutto per Antonio. Dal primo istante che mi ha visto, ho notato subito nei suoi occhi grande contentezza, stupore e voglia di passare del tempo insieme. Ce lo eravamo promessi d'altronde. È proprio questo ciò di cui ha bisogno. Persone che gli vogliono bene, brave a regalargli sorrisi e momenti unici. A fine serata ci ha abbracciati e ringraziati, ma siamo noi a ringraziare lui per averci fatto sentire persone migliori. Ti vogliamo bene, Anto. E capite?